Ok, adesso procediamo con l'accensione dello schermo. Con telecomando, che qua si vedono vari programmi. Questa rotellina serve per aumentare e diminuire la velocità. Questo serve per la partenza. Questo serve per fare video. Questo serve anche per atterraggio. Questo serve per fare le foto. Ok, adesso accendiamo anche il drone. Che si accende qui sotto. Ok, come vedete fa le luci intermittenti. Aspettiamo quando si collega direttamente. Adesso, come potete vedere, lo schermo indica anche quello che vede drone. Quindi se io con drone vado qui, vede lo schermo. Ok, quindi ci serve da video. Come potete vedere, adesso si è sincronizzato con telecomando, perché le luci si sono spente, non spente, sono ferme. Così davanti, luci sotto sono azzurri e rossi. Per la partenza si clicca bottone sotto sinistra e si attivano le eliche. Come potete vedere, si attivano eliche. Adesso con la levetta sinistra in su si porta il drone. Come potete vedere è molto stabile, si riesce a gestire molto facilmente. Ecco qua. Adesso facciamo anche video che abbiamo cliccato questo bottone. E così riusciamo a vedere quello che registra il nostro drone, che il drone può fare i video e può fare anche le foto. Ecco qua, vedete come ha la stabilizzazione ottima. Poi fa l'altro giro. Questo qua lì, vai da dove?